tutti i voli dei miei 22 anni di comando. Stasera non sarà così. Nonostante non sia molto a mio agio con i microfoni e nel parlare al pubblico, vi ruberò qualche minuto, con la promessa di farvi comunque arrivare a Roma in orario. Perché come penso saprete, questo non è un volo come gli altri. Sono il comandante Andrea Gioia e sarò il comandante di questo che è considerato l'ultimo volo dell'Alitalia. La procedura di cessione del marchio non si è ancora conclusa, perlomeno quando sono uscito di casa così non era. Ma comunque da domani Alitalia SAI, società aerea italiana, non volerà più. E sarà comunque la fine della grande epopea aviatoria italiana. Ognuno di voi e degli altri 60 milioni di italiani ha una propria opinione sull'Alitalia. E sono tutte rispettabilissime. Ma da quando il mitico comandante Reinero, con una ventina di impavidi passeggeri, nel maggio del 47 fece decollare il primo volo all'Italia, è iniziata una storia gloriosa, fatta di assoluta eccellenza aeronautica. Il senso di attaccamento dei dipendenti a questa compagnia non credo abbia uguali in nessun'altra azienda. E dirle addio stasera è un onere enorme, ma è anche un onore e un privilegio, soprattutto per chi come me ne è figlio in tutti i sensi. Sono entrato nella scuola di volo a poco più di 21 anni, tra l'altro, ironia della sorte, ho fatto il mio primo volo proprio qui a Elmas. Sono diventato pilota di linea a 23 e comandante a 33 anni. E stasera l'addio dell'Alitalia concederà anche col mio ultimo volo con la coda tricolore, che ho portato con orgoglio, grande orgoglio, nei cieli di mezzo mondo. Quindi adesso rilassatevi, godetevi questo volo storico, tenetevi da parte la carta d'imbarco che comunque resterà un piccolo pezzo di storia dell'aviazione italiana. All'arrivo sarò sulla porta per salutarvi e ringraziarvi uno a uno, come sempre. Grazie.